Salve a tutti Blazers, bentornati in Minecraft Story Mode. Siamo qui con il secondo giorno dei minigiochi organizzati dai vecchi costruttori. Abbiamo Adrian e gli altri due costruttori che già vigilano sulla folla e lo speaker che sta presentando la giornata. Ok, a quanto pare il secondo gioco della sfida che il nostro Jesse dovrà affrontare si chiama The Wall. E lui ci sta chiedendo: sei spaventato? Sto cercando di ascoltare, rispondiamoli. Un modo come un altro per dirgli: se ti stai zitto, non mi disturbare. Ah, sei una di quelle persone che ascolta le regole. Mevia, per quelli non familiari, The Walls, che tipo di gioco è? Ah, The Walls! Sì, adesso mi è venuto in mente. Ok, quindi ogni team è diviso in un angolo di questa mappa separato dal muro e hai un breve periodo di tempo per craftarti le cose e poi combattere. Solo che ci hanno messo in un quadrato senza niente. Non abbiamo risorse? Beh, dovevamo trovare un modo per armarci lo stesso. Una volta che i muri sono giù, ogni team è da solo. No, it is not Hadrian. Whichever team survives the free for all needs to step onto the winner's platform in the center. Ok, poi il team che sopravviverà dallo scontro dovrà andare al centro dell'arena, a quanto pare. Ma solo se il vincitore potrà sconfiggere anche i gladiatori dell'arena, eccoli lì. Siamo carichi, raga. Dobbiamo giocare un The Walls in Minecraft Story Mode. Proviamoci, dunque. Ok, siamo partiti. Parliamo con Facebit un attimo. Sta dicendo che ci stanno prendendo in giro. È vero. In effetti è vero. Sì, pensa che ci stanno prendendo in giro. In effetti, che cosa hanno fatto? Hanno organizzato un The Wall, gli altri team hanno un quadrato normale con tutte le loro cose e a me mi hanno incastrato in questo quadrato senza materiali, senza nulla. E dobbiamo arrangiarci con quello che abbiamo per poter craftarci qualcosa. Tra l'altro, questa non è neanche terra normale, ma è terra bruciata. Vorrei sottolineare che neanche questa cosa l'hanno fatta bene. Iniziamo a scavarla a questo punto. Ok, abbiamo solo preso un po' di terra per il momento. Dobbiamo trovare un modo per far funzionare la cosa. Questa gravel la scaviamo? Magari ci troviamo della selce intanto. Sarebbe una buona cosa. E invece dice no, la gravel è peggio della terra. Cosa possiamo farci? Oh, do you know what time it is? Ask me what time it is, Mevia. Ah, sapete che tempo è adesso? Chiedetemelo. È tempo perché i muri cadano, ma di già. Ma non abbiamo fatto in tempo a far nulla, quelli hanno già le armi. Sono tutti spaventatissimi. Noi non abbiamo assolutamente nulla per il momento. Jesse? Ci stanno chiamando? M? Tra l'altro hanno detto che questa M era un gladiatore una volta, a quanto pare. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Fai quello che devi fare, M. Fidiamoci di lei. Per la seconda volta. Spero che questa volta non ci tradisca perché non abbiamo scelta. Dai, dimmi che sei la nostra alleata. Il colpo finale? Mi ha donato la spada? Grandissima! Guarda com'è incazzato Adrian! Ah, il nostro discorso alla fine aveva funzionato. Tutto quello che ho io da darti in cambio è terra e gravel, quindi non posso ringraziarti. Potrebbe tornare utile in qualche modo. Vedremo.
Loro sono ovviamente incazzati. Dai, venite. Ah, tutti quanti, ci siamo alleati tutti quanti. Siamo stanchi di lottare, ok? Non c'è più nessun team, siamo tutti insieme. Però i gladiatori ancora ci puntano. E loro dicono, siamo stanchi di combatterci. Non siamo noi i nemici, sono loro i nemici. I nemici di tutti noi. Tutte, troppe prospettive, dice, non riesce a capire cosa deve fare. Adrian, stai zitto. E ci chiamano imbecilli. Slab, cosa dobbiamo fare? Neanche lui sa cosa dobbiamo fare. Dai. Diventa un nostro alleato. Diventate nostri alleati. Combattiamo tutti insieme la tirannia degli Old Builders. Trovano l'idea un po' strana. Non sanno cosa devono fare. Slab, cosa vuoi fare alla fine? Nella mia vita ho fatto delle cose di cui non sono orgoglioso. Ma non lavorerò più per voi boss che umiliate le persone. Fammi finire. Ho sempre e solo cercato di fare il mio dovere. E loro mi hanno solo preso in giro ricordandomi che non ti ho potuto uccidere. Penso che io abbia bisogno del tempo per essere il boss di me stesso. E Jesse dice, ma noi dobbiamo finire tutto ciò insieme. Otto ci sta dicendo, chiunque non sia stato eliminato può salire sulla piattaforma e vincere il gioco. Non può succedere, e invece sì, saliremo tutti quanti sulla piattaforma. Siamo tutti vincitori. I gladiatori si sono ritirati e noi siamo tutti amici. Dobbiamo trovare qualche modo per squalificarli, dicono. E Otto dice, no, hanno vinto tutti, hanno rispettato le regole. E Adrian vuole mettere fine a tutto ciò. Che cosa avrà in mente? Nessuno di voi lascerà questo posto finché non vi sarete eliminati a vicenda. Hai solamente perso il tuo stesso gioco, Adrian. Mevia ha spiegato le regole, ha detto che chiunque saliva sulla piattaforma aveva vinto e quindi eccoci qui. E Otto gli dà ragione. Noi controlliamo il gioco, noi decidiamo i risultati. Ammetti solamente che avete perso. Ti sentirei meglio ad ammetterlo. Noi non perdiamo mai. Noi abbiamo l'Atlas che dovreste consegnarmi. Jesse ha vinto questo gioco onestamente e si è guadagnato l'Atlas, dice. E lui gli risponde, penserei molto bene a quello che stai per fare. È questo l'Atlas? Cosa? L'hanno incastrato nell'ossidiana, mi stava dando l'Atlas perché abbiamo vinto, onestamente. This is majorly bogus, dudes. Surrender the redstone heart. Tacci il cuore di redstone ora. Because I will trap you here. Vieni a prendertelo allora, dai. Come and get it. Your wish is my command, buckaroo. Il tuo desiderio è un ordine per me, ci ha risposto. Ci stanno stambardando tutti quanti. Useless. Well, well. M sta scappando. Torna indietro, M. Alla fine siamo di nuovo soli. Merda. Merda, ragazzi, siamo di nuovo da soli. Questo qua citta, cazzarola. Vai. E anche uno scudo incantato? Oddio.
Si stanno facendo le mega combo sti due qua. Aia, mi hanno preso. Cos'è lo slime block, la TNT? Aiuto. Scappa. Mi hanno già tolto metà vita. Lo devo ammettere, bimbo. Hai molte skill, ci sta dicendo. Schiva. Q, buttalo giù. Attaccalo. Questa cosa è andata troppo oltre, ci sta dicendo. Dovrebbe essere solo un gioco? E ti aspetti che io lo creda? Sta cercando di prendere tempo, lui. Mi chiedi di essere perdonato? Ecco, ecco, ecco cosa stava facendo. Questo gioco è finito. No, hanno battuto Jesse? Hanno imbrogliato e battuto Jesse. E siamo rispawnati qua. Ho perso. È finito. Emily? E gli altri? Sono tutti liberi. Tu mi hai aiutato e spero che mi darai un'altra chance. Lo sapevo che saresti tornata, grande. Grazie per non aver dubitato di me. Io ho perso il mio inventario. Come faccio ad avere l'Atlas ora? Beh, siamo andati nell'ufficio di Adrian. Questo sono del suo inventario. Una nuova spada. Una nuova ascia. L'armatura di Tim appartiene a te ora? Oh mio Dio. Mamma mia, che armatura figa. Spam. Ora mi serve un'arma che faccia il caso per la mia nuova armatura. Cazzo ragazzi, sapete che io qua faccio le scelte strane. L'altra volta avevo scelto come si dice, la zappa. Qui abbiamo una spada, un'ascia, due picconi. Oppure lo scudo incantato. Mi chiedo come potrebbe combattere con uno scudo. Però un dual wielding di picconi. Ragazzi, l'ascia e la spada sono troppo banali. Picconi, picconi o scudo? Sono curioso di vedere che cosa combina utilizzando uno scudo. Combattiamo con uno scudo, ragazzi. Li dobbiamo umiliare. Non useremo neanche armi. Intanto loro dicono cosa ne faremo dei competitori che ci hanno tradito. Li spediremo per l'eternità nelle miniere di quarzo, come punizione. Adrian, Mavia, guardate qua. Tan tan tan. Hai sottostimato i miei amici. Ok, guardate che cosa mi hanno portato. Ah, mi divertirò a schiacciarti. E invece no, perché noi abbiamo lo scudo. Guardate, l'abbiamo subito. Gli abbiamo tolto la sua arma. Spam! Che figata combattere con lo scudo, mi piace. Mamma mia, gli abbiamo tirato una sportellata in faccia. E ora cambiamo arma. Ascia contro ascia. Vai. Vai, vai, vai. Insisti, insisti. Insisti. Boom. Buttate a terra anche lei. Cosa volete fare, eh? Senza i vostri cheat non siete nulla. Ah. Cosa devo fare? Mi faccio un bel muro, così mi paro. Mi sono salvato. Cazzo, mi hanno chiuso nell'ossidiana, però abbiamo il piccone di diamante. Dovremmo poter uscire. E ragazzi, spezzo qui questo episodio che ho registrato tutt'uno con quello che sarà l'ultimo. Mi era venuta una cosa troppo lunga e dato che non faccio in tempo a caricarlo per l'orario giusto, lo devo spezzare in due in modo da potermelo gestire bene. Ma tranquilli, uscirà in serata la parte finale. Quindi vi saluto, ma solo per qualche ora. Un saluto da Rainblaze. Ciao a tutti.